Per quanto riguarda la cucina, è operativa, si può dire 24 ore, perché noi veniamo prima la mattina e siamo gli ultimi ad andare via. Fino all'una qua siamo pronti per dare qualcosa da mangiare a qualcuno. Oggi c'è una pasta, facciamo le penne con crema di peperoni. Per quanto riguarda il secondo, c'è la lista di maiale che sto preparando qua. Noi abbiamo per alternativa o tonno o mozzarella o formaggio e via dicendo, quello che loro preferiscono mangiare, cercando di assecondarli. Allora, noi facciamo 600 pasti, più o meno 600 pasti, la sera qualche pasto in più. Deve, almeno diciamo poi da ieri praticamente, per colpa di quelle scosse che ci sono state ieri mattina, allora è aumentata la gente, perché sta gente fuori di casa e non sa come fare. Viviamo in una zona sismica pure noi. Io purtroppo l'ho vissuta, all'epoca non c'era nessuno che ci aiutava. Immagina se io riuscivo a mangiare qualche cosa a quei tempi, non... qua invece siamo già più fortunati. Ci sono una decina di bambini e ci prendiamo il protino apposta per loro, quindi di meglio non possiamo fare. Abbiamo una bimbetta di 6 giorni, poi ce n'abbiamo uno di 5 mesi che ha iniziato ieri a mangiare la sua prima pappina, crema di riso. Ho cominciato a svezzare. Si è svezzato nel campo. E oggi mangia un'altra volta la pappina di riso. Sto scrivendo il menù, perché qui tutto si Ah, beh, faccio io, state buoni.